Bentornati sul canale Non Apri questo vlog, io sono il Gonz e oggi sono qua per fare l'unboxing delle uscite di Minden Factory tra marzo e maggio. Perché le faccio tutte insieme e solo adesso? Semplicemente perché a causa del coronavirus ci sono stati un po' di problemi con le spedizioni e ho ricevuto tuttora, per fortuna. Ci sono dei film che ho visto, dei film che non ho visto, e comunque è tutta roba veramente molto interessante. Vediamoli un attimo. Allora, sono quattro Midnight Factory e due Midnight Classic. Iniziamo con quello che ho aperto e già visto. Muori, papà, muori. Che dire? Una sorpresa incredibile. Una sorpresa incredibile. Scusate, qua mi devo aiutare col fogliettino. Il titolo in inglese è Why Don't You Just Die? Perché non muori? Mentre invece il titolo originale è Papà Sodokny, che è russo, che vuol dire papà muori. Quindi fondamentalmente abbiamo tre titoli più o meno simili, ma devo dire che Papà muori non mi dispiaceva. Muori, papà muori. Mi sembra un po' ridondante. Comunque, un film che è una sorpresa pazzesca, russo. Il regista si chiama Kiri Sokolov. Il film è del 2018 ed è il suo primo film. È sorprendente, veramente sorprendente. Allora, la storia non è particolarmente complessa, anche se alla fine è interessante. È una specie di horror comedy. È una horror comedy. Inizia proprio subito. In quarta c'è questo ragazzo che si presenta a casa dei genitori della fidanzata con un martello tenuto dietro la schiena e va a aprire la porta il padre e capiamo subito che lui è lì per ammazzare il padre della sua ragazza. Da lì in poi sarà nel giro di pochi minuti subito action, ci sarà veramente un delirio. Il montaggio è veramente ultra divertente e simpatico, vengono inseriti dei suoni quasi in stile cartone animato, sul montaggio e sui movimenti dei due personaggi. Sembra veramente di vedere un cartone tipo Tom e Jerry in versione horror. È un film che è pieno di citazioni al cinema western di Sergio Leone e tantissimi altri esempi di questo genere. Ci sono veramente tonnellate di sangue e scene gore di tutto rispetto. Ho trovato davvero molto bravo il padre della ragazza, simpaticissimo. È davvero un film molto colorato, con una sorta di film pulp. Mi ha ricordato un po' i film anni 90 e anche un po' Tarantino, perché ci sono appunto delle cose che lo richiamano un po'. Ve lo consiglio al 100%, veramente è stata una sorpresa incredibile. Faccio i complimenti a Midnight Factory che, oltre a portare dei film che sono dei classici, ne vedremo qualcuno anche qua adesso, porta anche delle cose veramente poco conosciute come questa qua. Quindi avanti così, oggi vi faccio vedere un po' tutto. I dischi, tutte le cose. Questo è il retro dello slipcase. Questo è il ragazzo che vorrà, diciamo, uccidere lui. Insomma, ci sarà da ridere. Il CD col librettino solito. Molto bella questa edizione perché è colorata come poi è colorato in realtà anche il film. Passiamo alla seconda cosa, un po' alternativa, poco conosciuta. Il titolo è coperto da etichetta, quindi. Ok, Bliss. Qualcuno l'ha paragonato a Climax. Io non l'ho ancora visto, quindi non mi esprimo. Però devo dire che mi piace tantissimo la copertina con questo dipinto molto bello, colorato. La protagonista è appunto una pittrice che ha una crisi creativa, diciamo. E quindi questo è l'interno. Insomma, si avvicinerà a una droga. Io ho visto il trailer, quindi quello ho capito. Insomma, credo che abbia a che fare con i vampiri. Non vorrei spoilerare, ma si capisce. Cioè, insomma, droga, vampiri e cose del genere. O comunque, magari non ha a che fare con i vampiri. Che cazzo ne so io. Lo guarderò presto. Anche questo è un giovane. Bliss è del 2019. Lui è Joe Bagos. E il regista ha solo un altro film all'attivo che è VFW, dove è una specie di home invasion, tra virgolette, dove c'è anche il. Ci sono un po' di attori di quelli caratteristiche, abbiamo visto tante volte
in tanti film. E poi c'è anche il cieco, quello che fa il cieco in Man in the Dark, un horror thriller molto figo. E questo altro film mi interessa parecchio anche quello, è una specie di horror action. Quindi comunque andiamo avanti. This è, diciamo, la seconda novità un po' indie, un po' insomma di registi emergenti che Midnight Factory ha portato nella sua collana. Andiamo avanti. Finalmente è arrivato uno dei miei due film preferiti dell'anno scorso, anche se è un film del 2018, ma è arrivato da noi nel 2019. Climax, meraviglioso film di Gaspar Noé, che ho avuto la fortuna di vedere in anteprima stampa, e come ho già detto più volte in altri video, dato che comunque questo film l'ho diciamo eletto nella mia personale classifica come uno dei tre migliori film dell'anno scorso, l'ho detto tante volte quando sono andato a vedere il film all'anteprima, ho veramente avuto un momento di angoscia fortissimo. A un certo punto ero proprio infossato nella poltrona e ho avuto veramente molta voglia di uscire a prendere una boccata d'aria e mollare lì, ma il film era bello, non potevo abbandonarlo, dovevo finire di distruggermi per questo capolavoro, veramente un capolavoro di film. Non è nuovo a film eccezionali, chi lo critica vuol dire che è un microcefalo. Ecco, questa è una cosa che apprezzo molto, dato che la sangria è un po' da dove nasce tutto il problema del film, mi piace molto che abbiano messo la sangria nel disco, stampata nel disco. Dentro c'è il solito librettino, questo è un gioiello. Questo è un gioiello, non consigliatelo, non fatelo vedere alle persone che hanno turbe psichiche, perché potrebbe essere il colpo di grazia per loro. Bello, 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 una colonna sonora pazzesca, anni 90. Sapete che non me l'aspettavo comunque questa uscita qua. Veramente sta alzando il livello tantissimo Midnight Factory. Andiamo avanti. Vabbè, Climax, lo sapete. Chi segue un aprite questo blog sa che io amo Climax e amo Midsommar. Insomma, sono i due film più belli dell'anno scorso, secondo me. Passiamo all'ultimo film della... scusate, ho sbagliato a dirvi che erano quattro film della Midnight Factory, perché uno di questi qua, di edizione più semplice, cioè più semplice, comunque sono belle edizioni, non è un Midnight Factory, è un film della Koch Media, ma come potete vedere, eccolo qua, Brian De Palma, Fury, questa è una chicca incredibile. Questo è un thriller più che un horror, però è anche horror, insomma è un thriller horror. No, allora, il tema di questo film è... Vi dico la verità. Io mi ricordo questo film come uno dei primi film che ho visto da bambino e che mi scioccò particolarmente, però capite, non ho un ricordo preciso. Allora cosa ho fatto? Ho detto no, cazzo, questo io devo assolutamente averlo. Lo voglio rivedere, ma non voglio saperne niente. Quindi mi ricordo perfettamente che lo vidi e che mi segnò, ci ripensai tantissimo. Insomma, ha a che fare con poteri telecinetici. E i poteri telecinetici, comunque, voi vabbè, siete di un'altra generazione. Io quando ero piccolo avevo un po' di timore. Insomma, li vedevo come qualcosa di spaventoso, di incontrollabile. Insomma, non che ci credessi, però mi spaventavano. Quindi il film mi ricordo che mi spaventò e mi lasciò un po' scioccato, e quindi ho deciso di non leggere niente, non andarlo a scoprire pezzo per pezzo, ma a rivedermelo così paro paro e vedere che sensazioni mi dà, se mi ricordo delle scene, magari no, perché sto veramente parlando di tantissimi anni fa, ero proprio un infante. E comunque si sa, è un grandissimo cult, per cui lo riguarderò veramente con grande piacere e vi farò sapere cosa... che figata, cosa... che sensazioni mi darà. Magari rimango scioccato più di allora. Passiamo ai due Midnight Classic. Allora, ve lo dico subito, non c'è. Reanimator non c'è. Vabbè, andiamo avanti però. Reanimator non c'è, però c'è... E qua sto aspettando i detrattori, sto aspettando quelli che mi dicono: ah, allora vedi che non sei esperto di horror. Certo che non sono esperto di horror. Cazzo, le casse sono più difficili da aprire. Aspetta, l'ho aperto. Ecco, ho fatto.
No, facevo così fatto. Eccolo. Ok, non ho mai visto. Fammi aprire. E facciamo questa confessione. Non ho mai visto l'ultima casa sinistra di Wes Craven. Non l'ho mai visto. Chiedo scusa a tutti. Cosa devo fare? Chiudo il canale. Non l'ho mai visto. Ma guarda che culo, me lo guardo così in Blu-ray con questa edizione fantastica. È il primo film di Wes Craven, controverso film di Wes Craven. Lo apro. Questo è il retro. Questa è la, il librettino con dentro film, cartolina, MGM, Midnight Factory. Vediamo se questi librettini sono un po' delicati, ve lo dico. E la storia è figa. La storia è figa perché ci sono questi tizi che fanno qualcosa di brutto a delle ragazze. Ma è un po' una specie di revenge movie. C'è un altro disco su. Mi è caduto qualcosa? Mi è caduta la cartolina. Ah, se non mi cade qualcosa, ragazzi. Se non mi cade qualcosa ogni video. Ok, vabbè, è storto. Chiedo venia. Insomma, non l'ho mai visto, lo guarderò e lo guarderò direttamente in Blu-ray in questa fantastica edizione. Probabilmente sarà anche una versione integrale. Introduzioni con Wes Craven, scene eliminate, galleria del materiale grafico, galleria fotografica, sangue e budella, quattro chiacchiere con Ann Paul, la storia di Junior, intervista a Mark Scheffler, ancora in piedi l'eredità dell'ultima casa sinistra, intervista a Wes Craven, c'è da farsi una scorpacciata. Q&A con Mark Scheffler, trailer, TV spot, radio spot, making of, dietro le quinte, filmati proibiti, il tocco di Craven, all'interno una cartolina, l'abbiamo vista. Insomma, non è la prima volta che Midnight Factory mi fa scoprire qualche cult. Ultimo pezzo della collezione, anche questo è un classic. Sotto Shock. Che roba terribile, ragazzi, da sedere. Come cazzo si fa a fare queste cose? Comunque, la sedia elettrica purtroppo esiste. Ma qua è cambiata la confezione. Ah, sono cambiate delle cose qua dentro, adesso le vediamo. Va bene, ancora Wes Craven. Stavolta però un film che viene dopo il suo famosissimo Nightmare. E infatti mi ricordo che all'epoca, tra l'altro, Sotto Shock infatti è del 1989. Prima di tutto vi voglio dire che per anni non ho mai associato la cosa, ma ora ve lo dico, ma non ci crederete. Vedete questo, lui, no, il protagonista Shocker, lui dovete sapere che è l'attore Mitch Poleggi. Voi direte, che cazzo è l'attore Mitch Poleggi? Magari lo conoscete meglio perché l'avrete visto più spesso come vice direttore Skinner in X-File. Lo so che non vi sembra lui, ma è lui, è pazzesco. Insomma, Shocker. Allora, quello che vi posso dire è che non me lo ricordo quasi più. Mi ricordo che da ragazzino che amavo Freddy Krueger, intanto lo apro, questo è il retro. Da ragazzino che amavo Freddy Krueger e tutta quella saga lì, ho detto: oh, che figata, arriva un nuovo personaggio, chissà come sarà figo. E rimasi un po' deluso, però ero anche un ragazzino e ora voglio dargli una seconda chance, perché comunque non ero in grado di capire se questo film poteva essere valido, perché facevo troppo il paragone, cioè sono andato lì con una mentalità un po' del cazzo. Comunque vi voglio far vedere la diversità del libretto, perché praticamente questo libretto è un cartoncino rigido, duro, qua c'è lui, qua c'è questo, e poi dentro c'è il porta CD trasparente e fine. Poi invece separatamente c'è il libretto, che è anche un po' più comodo da leggere, e la cartolina, tac. Scusate, da sfogliare, insomma, mi sembra un po' più semplice, no? Ok,
Ok, sto andando un po' a caso. Insomma, lui è un maniaco che viene beccato e condannato a morte, ma ritornerà sotto forma di energia elettrica a vendicarsi con chi, insomma, lo ha fatto arrestare e punire in questa maniera. Che dire, raga, sono un bel po' di film, sono tanti, sono belli, tutti Midnight Factory. Cioè, continuano a spronare veramente un mare di roba strabella, strabella. Visto che è proprio una puntata tutta incentrata su Midnight Factory, voglio concludere. Adesso stacco la telecamera e voglio farvi vedere una cosa che mi ha regalato un amico, che ho usato, insomma, per un po' abbellire questo luogo, che, insomma, la piccola cantina degli orrori, come è stata ribattezzata, e dove giro tutti i miei video. Allora, andiamo qua, ecco. Allora, qua praticamente sono delle stampe degli artworks che mi sono stati regalati da Mattias della Vertigo Advertising. Ci sono alcuni degli artworks delle edizioni Midnight Factory. E niente, li ho messi così, mi sembrava molto carini, insomma, visti tutti insieme. Grazie mille a Mattias. Credo che rimarranno lì per tantissimo tempo. Questo mi piace molto. E poi mi piace anche questo e questo, ma anche... Ma io le adoro veramente. Mi piacciono tantissimo le edizioni che fa la Vertigo Advertising. Anche se, appunto, Midnight, quando... Giustamente, quando c'è una bella cover originale, la mantiene. Questo è tutto per l'unboxing delle ultime uscite Midnight Factory. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, lasciate un commento qua sotto, vi lascio il link in descrizione per acquistare questi film dal sito Amazon. Se li acquisterete passando dai miei link, qualcosina arriva anche a me per supportare il canale. Ciao.